Per questo dicevo, non produce disuguaglianza, non produce uguaglianza, ma disuguaglianza, e chiama falsamente uguaglianza quella che in realtà andrebbe più propriamente definita indifferenziazione. La globalizzazione capitalistica genera indifferenziazione, cioè produce il medesimo su scala globale, l'indifferenziato, il neutro, e chiama questo uguaglianza. In realtà questa non è l'uguaglianza, è la negazione delle identità e delle differenze, quindi la produzione dell'indifferenziato, dell'individuo cosmopolita senza identità, dove si neutralizzano le specificità identitarie. La parola stessa di identità viene costantemente schernita e dileggiata dall'ordine del discorso cosmopolitico, che abbina l'identità a qualcosa di regressivo e di necessariamente bellicistico, come se avere un'identità comportasse per ciò stesso il non rispetto delle identità altrui, quando in realtà la mondializzazione capitalistica dispiega il processo esattamente inverso. È la distruzione dell'identità che serve come ariete di invasione ai signori del capitale, che dissolvendo le identità dei popoli livellano i popoli stessi e li rendono facilmente omologabili sotto il segno della forma merce. Da questo punto di vista il discorso suadente del capitalista è quello che dice a ogni popolo di rinunziare alla propria identità per aprirsi al dialogo multiculturale. Ma così facendo ottiene che i popoli smarriscano la propria identità e si crei un falso dialogo in cui non c'è più nulla da dirsi essenzialmente. Questo è l'inganno del cosmopolitismo, produrre un falso dialogo che per propria condizione ha l'annullamento dell'identità. Ma il vero dialogo, in maniera diametralmente opposta, deve avvenire nel rispetto delle identità e delle differenze. Ecco che ritorna al tema da cui avevamo preso le mosse. È solo nel rispetto delle identità e delle differenze che si può dialogare. Il confronto implica un dialogo fra i diversi, fra i differenti, un dialogo fra identità differenti, e quindi identità che siano identiche a sé e si differenzino dalle altre, e si instauri in questa maniera un confronto tra i diversi. La globalizzazione procede in maniera inversa, dissolve le identità e favorisce un dialogo in cui in realtà non c'è più nulla da dirsi, un dialogo che si apre sul vuoto del nichilismo della forma merce, un dialogo fintamente multiculturale, in realtà segretamente monoculturale, è la monocultura del mercato unico quella che viene favorita. Sotto questo profilo io non mi stancherò di ripetere che solo chi ha un'identità può dialogare con le altre, solo chi ha una propria cultura può aprirsi al dialogo reale con le altre culture, apprendendo e insegnando, secondo una dialettica che è quella propria del dialogo socratico. Si apprende e si insegna, ci si avvicina insieme alla verità, dialogando e aprendosi all'alterità. Un dialogo fra medesimi non è possibile, è un finto dialogo, in realtà è un monologo di massa, è un monologo fintamente dialogico in cui ciascuno dice il medesimo, che è quello che sta avvenendo oggi nell'ordine della globalizzazione e del pensiero unico che la caratterizza. Il pensiero unico non è soltanto quello degli individui che ormai pensano tutti il medesimo, che sono per così dire liberisti in economia, liberali nella politica e libertari nei costumi su scala globalizzata e americanocentrici nell'immaginario geopolitico. Questo è il pensiero unico riferito agli individui, diciamo così. Riferito ai popoli, il pensiero unico implica il fatto che su scala cosmopolitica si pensi ormai tutti alla medesima maniera. Si consuma, si produce, si esiste sempre più visibilmente nello stesso modo. E dove vi siano ancora sacche di resistenza, oserei dire feconde sacche di resistenza a questo modo, il capitale cerca in ogni maniera di introdursi per includere e neutralizzare. Lo fa nelle forme, direbbero gli inglesi, dei soft powers, tramite televisioni, radio, MTV ad esempio ha svolto un ruolo fondamentale in quest'opera di occidentalizzazione dell'immaginario, e ove incontrino resistenze reali ricorre allora agli hard powers, bombardamenti umanitari, imperialismi etici, democrazie missilistiche da asporto e così via. Questa è la dinamica della mondializzazione capitalistica nella sua essenza reale
odierna. Solo chi ha un'identità propria invece può dialogare con le altre. Io a questo riguardo cito sempre quel passaggio splendido che ci viene consegnato dai poemi omerici in cui Glauco e Diomede si scambiano le armi, si scambiano i doni. Lo xenos per il greco è lo straniero ma anche l'ospite. Straniero e ospite, c'è un dialogo fra cultura e identità. Un greco non si sarebbe mai sognato di rinunziare alla propria cultura greca per aprirsi a quella degli altri. Il greco dialogava con le altre culture ben radicato nella propria, e solo in questa maniera poteva aprirsi alle altre. E si badi bene, i greci avevano un grande rispetto per le identità degli altri popoli e le altre culture. Basti pensare il modo in cui rispettavano l'antica cultura egizia, anzi riconoscendola come in qualche misura prioritaria addirittura rispetto alla loro. Per un greco, quando si trattava di individuare una fonte diciamo così autorevole nel passato, è sempre la cultura egizia che viene citata. Anche in Platone la cultura egizia è sempre fondamentale da questo punto di vista. In questo senso credo che si possa dire che la globalizzazione capitalistica procede come un rullo compressore che vuole vedere un mondo a forma di merce, essenzialmente, dove noi stessi figuriamo come merce e si produce la disumanizzazione dei rapporti umani. La cultura, la subcultura del consumo capitalistico è quella che dice che ogni differenza è pericolosa perché deve prodursi ovunque il medesimo in nome del dialogo e della pace, ma in realtà si producono gli effetti esattamente opposti rispetto a questa dinamica di cui stiamo dicendo. Voglio a questo riguardo menzionare un aspetto a mio giudizio molto importante di quanto stiamo qui dicendo, ossia il fatto che potremmo dire, a proposito di falso e di buon universalismo, potremmo dire che, contrariamente al dogma del cosmopolitismo, che pretende esserci un'unica cultura globale dinanzi alla quale debbono piegarsi tutte le altre, dobbiamo invece opporre a questa concezione quella per cui l'unità della razza umana si dà nella pluralità dei popoli, delle culture, delle lingue che la compongono. Il grande filosofo Herder disse una volta che la pluralità dei popoli, delle culture, delle loro storie e delle tradizioni è il modo in cui Dio cammina nella storia umana. Trovo molto bella questa immagine che usa Herder, per cui sotto questo profilo il vero ateismo sul piano delle culture corrisponde al neutralizzare questa pluralità per imporre un unico punto di vista. Ora, come già ho detto, non esiste un punto di vista che sia la cultura umana, stante il fatto che la cultura umana, se così vogliamo appellarla, esiste nella pluralità delle culture umane che la caratterizzano. Invece è massimamente falso pensare che vi sia una cultura umana unificata, perché questo in realtà corrisponde all'imposizione di un punto di vista di una cultura specifica che pretende di essere la sola e quindi neutralizza le altre. Se di cultura umana al singolare vogliamo parlare, dobbiamo intenderla come un singolare collettivo. La cultura umana, ripeto, è determinata dalla pluralità delle culture con cui la razza umana esiste e fa la sua storia plurale anch'essa. Imporre una sorta di monoteismo culturale significa in realtà peccare di ateismo, se seguiamo il discorso di Herder, significa neutralizzare la pluralità delle nostre culture per imporne una soltanto. In questo senso